Buongiorno mondo, io sono Caterina e benvenuti sul mio canale. Siamo qui oggi riuniti tutti insieme per guardare questo video che è una tortura per me come persona, perché io impazzisco, mi parte il sistema nervoso quando vedo quelle cose tipo perché lo hai fatto? Sono una sorta di perfezionista, quindi quando c'è tipo qualcosa fuori posto, cioè io per esempio nei negozi, se vedo la barretta dei cereali messa nel posto sbagliato, vado, la prendo e la sposto, talmente sono pazza che mi dà fastidio che è in un posto dove non dovrebbe essere, ok? Quindi questa prova a non arrabbiarti mi farà impazzire, uscirò esaurita da questo video. Quindi niente, penso che conosciate tutti quanti questa tipologia di video e possiamo quindi partire senza perdere ulteriore tempo, senza cianciabandare. Non perdiamoci in chiacchiere, insomma, iniziamo la prova a non arrabbiarti challenge. Ho paura di non farcela. Respiriamo tutti insieme. Siamo pronti, iniziamo. Ok, mentre aspettiamo che la pubblicità vada via, io vi ricordo di iscrivervi subito al canale, lasciare subito un bel like e commentare con Cata, io ci sono, iniziamo! Oh, è finita la pubblicità. No, io odio quando succede questa cosa. No, no, è sprofondato del tutto. No, lo rompi, no. Al contrario, cioè vuoi fare... Che fastidio quando quelle cavolo di pennette non entrano nel computer. Una volta ci ho perso 5 minuti, continuavo a girare, girare, rigirare, girare e non funzionava, non entravano nel computer. Poi ci ho rinunciato. Non mi interessava più scaricare i file di quella pennetta. La benzina... No, 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 ecco, questo mi fa... Dai, ce la fai? Arrivi a 40 giusti, giusti? Dai, dai! Dai, ce la puoi fare, veramente ce la... No! Poi di 12 ci hai sforato un po'. Ecco, i numeri sono la cosa che mi fanno impazzire di più. Anche la televisione, io devo ascoltare la televisione in 40, 45, 50, 35, tutti multipli di 5. Se è a 43 o 32, non ce la faccio. Piuttosto o sento un po' meno o sento un po' di più, ma non numeri che non sono multipli di 5. Sono pazza, ve l'avevo detto che sono pazza. Questo video è difficilissimo. Continuiamo. Cre. Ah, no! I video che non si concludono. Per favore, prima o poi... Oh, ce la stiamo fare? Adesso lo vediamo? No. Ecco. Stavamo aspettando il momento in cui tutto esplodesse. Invece è partito questo foglio maledetto che si è spezzato senza togliersi come avrebbe dovuto. A scuola quando mi succedeva, io, vi giuro, iniziavo ad avere qualche problema nel mantenere il controllo. Continuiamo. Non dobbiamo impazzire, Cata, questa è la missione di oggi. Oh, questo veramente lo odio, mi succede nei libri, quando devo staccare l'etichetta del prezzo nei libri, che mi rimane così, e poi nei libri rimane quel paciughino di colla. Ecco, perché non tagliare la pizza in mezzo? No! Che fastidio sta roba, quando devo creare le cartelle si sposta tutto. No, ecco, ecco, io amo l'uovo fatto bene, con il bel liquidino che quando fai col pane fa... Ma quando lo sto cucinando e quel cavolo di tuorlo esplode prima, vorrei tipo buttare l'uovo direttamente e dire ok, basta, io non ti mangio. Che fastidio. Ecco. Oh, al 99 si è... Scusate, quello mi ha fatto ridere. Ah, no, raddrizza quella roba. Ecco, no, questo non mi dà fastidio perché sono io tutta la vita che non faccio mai canestro. Ci riprovo, ma non funziona. Non esploderà. Palese. Ecco, si è fermato prima? Sta andando? Non capisco. Non mi dà fastidio, va bene così. Che re? Questo è in tedesco? Dov'è il problema? Boh, non l'ho capita questa. Pensavi di farcela, eh? E invece no!
Il primo video è andato. Abbiamo praticamente visto le disgrazie di una vita intera che accadono, penso, prevalentemente a qualsiasi essere umano. Ma siamo ancora vivi, quindi possiamo passare al secondo step. Nel mentre voi ditemi quanto state impazzendo anche voi, oppure se siete persone pazze che non impazziscono guardando queste cose. Io impazzisco, come potete ben vedere. Una torta che non taglierai come devi, immaginavo. Dai, non farlo, per favore. Ma perché? Ma perché? Oddio! Oh, l'hai fatto proprio male! Oh! Mamma mia! Basta, per favore, basta! Mi verrà un infarto se continui in questo modo! Ok. Questa è una trottola, come si chiama? Vabbè, dai, questo da bambino succedeva sempre. Ormai quel livello è andato. Ci siamo abituati. Ok, sta mischiando gli Evens con gli Skittles. No, non mi dà fastidio, va bene, grazie. No, 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 non farlo. Potrei impazzire, urlare, piangere. Non farlo, sta andando tutto così bene. Per favore. No! Ok. Ah, che brutto questo, brutto. Un po' come i fogli a scuola. È sparato un dado. Odio quando sto giocando ai giochi di società e i dadi partono, si volatizzano all'interno della stanza e non li trovo più. Magari sono andati sotto il letto, non lo so. So solo che perché tutti stanno lì e tu devi andartene a fare una passeggiata in giro per la casa. Perché? Continuiamo. Scusate, cerco di mantenere il controllo. Torniamo. Andiamo. Ah, bello questo giochino. Un po' soddisfacente, un po' no. Adesso cosa lascerai? Cosa vuoi fare? Questo lo odio! Perché poi iniziano a tirarsi tutti così e non c'è una fine. Controllati, Katarina! È solo un pomodoro! Basta! Ah, pure così? Mamma mia, ma non è più un pomodoro quella roba lì. Dividere. Oh! Ah! Ah! No! Oh, un colpo al cuore, perché? Perché? Una cipolla. Beh, che c'è? Perché lo stai facendo? Mamma, che schifezza! Dai! Non mi dà fastidio, mi fa vomitare. Ma perché? No, è tutto... Ah! Non commento. Ma cosa... Non commento. No, non ho intenzione di dire niente a riguardo. Va bene così? Continua pure. Non mi interessa. Va bene, continua. Un cerchio che non sarà un cerchio... Cre? Ma cosa fai? Sei neanche impegnato. Vabbè. Tagliamo una stella. Cosa vuoi fare? Non lo so. Tagliare la punta della stella? È questo che vuoi fare? Ah? Ci stai illudendo? Non ho capito. Ah! Oh! Ho fatto malissimo! Lievito. Ah! Scontorniamo questo bel gattino. È un gatto? Boh, vabbè. Scontorniamo questo animale. Ah, che brutto. Pelare le uova penso sia veramente... Cioè, sbucciare, non pelare. Si è aperto in due. Oddio, odio quando succede. Ecco, questo è un lavoro che se l'uovo... Non fa come dovrebbe, non si sbuccia come dovrebbe, io perdo il cioè è davvero fastidioso, ragazzi. E tu continui, io l'avrei già buttato nel cestino. No, scherzo, non è vero, non spreco il cibo. Impazzisco e basta, poi quando riesco finalmente me lo mangio. Ce l'hai fatta?
Mamma mia. Un puzzle. Puzzle, per gli intenditori. Che scommetto farai nel modo sbagliato, giusto? O tutto giusto tranne uno? Cosa vuoi fare? Non capisco. Dove vuoi fregarci? Ci sono più pezzi. Ah no. Cosa c'è? Non capisco, sta andando tutto così bene. Ok, il cavallo prende forma. Ah! Oh no! Cioè io sono passata da dire ci sono troppi pezzi del puzzle e invece ne mancava uno. Meno male era piccolino, quindi vabbè, dici tu, fa niente, ma pensate quelli da 1000 pezzi e poi ti manca l'ultimo, che magari è l'occhio di un leone. Non saprei che dovrebbero rinchiudermi in manicomio a quel punto. Dei cucchiai. Va bene. Una forchetta. Un cucchiaio. No. Perché? Solo per darmi... No. Das... Gefällt... Mir. Chissà cosa significa. Non lo so. Il video finisce con questa frase. Immagino che doveva darci fastidio che ha aggiunto una S di cui non c'era veramente bisogno perché è grammaticalmente scorretto. Non lo so, ma chissà cosa vuol dire Das gefällt mir. Ok, il video lo finiamo così, che voi dovete commentare con la traduzione di cosa significa Das gefällt mir. Io non lo so. Questo a me, ma gefällt, gefallen, fallen, fellen, non lo so che verbo sia. Commentate con la traduzione dell'ultima frase del video. Il video finisce qua, io spero che vi sia piaciuto, se è così lasciate un mi piace, se non è così lasciatelo lo stesso perché tanto non vi costa niente e rende felice me, lo sapete, lo sappiamo, è così e così sempre sarà. Commentate anche con quanto fastidio vi hanno dato questi, quale il peggiore e quale quello che vabbè, ok, niente di che, non impazzisco per quella roba lì. E commentate invece se siete quelle persone un po' che non impazziscono quando vedono queste cose. Spiegatemi come cavolo sia possibile! Siete magici, vorrei essere voi. Io vi mando tanti 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 bacioni, mi raccomando iscrivetevi al canale perché non siamo quasi, ma potremmo quasi essere a 400.000 follower e prima ci arriviamo e prima siamo felici. Why not? E niente, ho detto tutto quello che dovevo dire. Ci vediamo al prossimo video! Ciao amori! Ah, vi ho mandato tanti 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 bacioni, mi sa di no. Ciao amori.